Questo è Jaser che viene sorpreso dall'accelerazione del mio nuovo mezzo. È tipo la Tesla dei motorini. Esatto. Lo voglio anch'io. Spunto incredibile. Pazzesco. Piace? Bellissimo. Ma facciamo un passo indietro. Questa è una storia di un prodotto italiano, un'azienda che si è guardata attorno e ha capito che sul panorama degli scooter manca una cosa fondamentale, il design. Se fate un giro per i concessionari vi accorgerete che è pieno di informi agglomerati di plastica senza alcuna personalità. Questo è un prodotto made in Italy, nato, progettato e costruito in un piccolo capannone in Franciacorta, frutto della matita di un compasso d'oro e di uno studio di ingegneria automotive fondato negli anni 60. Una unica linea definisce i volumi del corpo. Dettagli come le viti di fissaggio a vista completano un prodotto che dimostra di avere un'anima davvero contemporanea e poi personalizzazione unica nel suo genere. Ora voi mettetevi comodi, lasciate un bel mi piace al video e io provo a raccontarvi di questo motorino elettrico me. Bene signori, siamo in macchina direzione Brescia per andare a scoprire un'azienda molto affascinante. Vi porto con me per capire il prossimo acquisto dello studio. Allora signori, vi ricordate quando vi ho detto questa famosa frase che è il design salverà il mondo? E perché vi parlo di design? Beh, innanzitutto perché è la prima cosa che salta all'occhio in assoluto quando siamo di fronte ad un mezzo di questo tipo. Questa è la colorazione verde opaca, non ho ancora capito se sarà quella che vorrò portarmi a casa oppure se ne scegliamo un'altra, secondo te sì. Perché ragazzi, guardate che linea, guardate che unicità che ha dal punto di vista delle linee. È una cosa che fa assolutamente la differenza per due aspetti principali. Il primo, sei un oggetto bello di cui ti innamori, lo tieni molto più a lungo, è una forma di sostenibilità indiretta. E la seconda figata assoluta che si trova all'interno di questo stabilimento è il fatto che abbiamo una possibilità di personalizzazione totale. Possiamo fare il motorino esattamente come vogliamo. Qui sulla parete al mio fianco, vedete, ci sono alcuni esemplari customizzati. Potete fare anche voi una versione custom a vostro piacimento. Ci sono tantissime componenti che possono essere personalizzate. Nello specifico, guardate qua, c'è anche una versione color yachidale. In ogni caso, grigio opaco, bianco. Questa qui è una collaborazione con North Sail, vedete, con queste cromie legate ai colori del brand e addirittura con un dettaglio affascinante che queste due tasche porta oggetti sono realizzate con degli scarti di vela. Ulteriormente a questo ci sono anche le possibilità di personalizzazione della sella. Guardate che raffinatezza questa sella fatta in pelle. In pelle con tanto di striatura e dettaglio NASA style, quindi potete veramente sbizzarrirvi da questo punto di vista. Altra edizione speciale North Sail, questa è una versione dei The Who, non so, più o meno. Vedete, potete attaccare adesivi, potete fare le singole componenti del colore che volete, potete scegliere addirittura una personalizzazione di dettaglio sul colore della molla dell'ammortizzatore, sul colore del cerchio, insomma divertirvi veramente moltissimo. Vabbè, la figata di uno scooter elettrico, oltre a non generare emissioni quando lo si usa, è che potete ricaricarlo nel box di casa o, come in questo caso, togliendo la batteria dal sottosella e utilizzando una normale presa domestica con l'alimentatore fornito. Vogliamo però rimanere 100% green e, facendo un ulteriore passo oltre, la vera genialata sta nell'utilizzare un fornitore di luce e gas smart, conveniente e super green come Palsy. Palsy la conoscete sicuramente, è lo sponsor del canale da alcuni anni, oltre che la scelta fatta per casa mia. Perché è smart? Perché con Palsy potete vedere le bollette direttamente in app. E le bollette sono molto chiare perché la suddivisione dei costi è ben dettagliata. Ad esempio, troverete il dettaglio della spesa vera e propria per la materia prima, che si basa sui consumi, e quelli invece esterni, come il canone RAI, le accise, eccetera. Ve lo segnalo perché Palsy ci tiene moltissimo ad essere trasparente. Infatti con Palsy avete la possibilità di scegliere tra offerte a prezzo fisso o a prezzo indicizzato. Con la prima opzione avrete il prezzo della componente energia e gas bloccato per 2 anni. Bloccato significa che non cambierà per tutto il periodo stabilito da contratto. Mentre con l'offerta a prezzo indicizzato, la mia scelta, pagherete il prezzo dell'energia e del gas in base ai movimenti del mercato. Perciò durante il periodo di contratto il prezzo potrà salire o scendere. Per capirci, è lo stesso sistema dei mutui a tasso variabile. Benissimo, ora avete tutti gli elementi per fare una meravigliosa scelta consapevole del vostro fornitore di energia e gas. La mia scelta già la sapete, ma vi lascio anche il mio codice 8200 per avere fino a 200 euro di sconto in bolletta
ed energia rinnovabile, sempre inclusa. Link in descrizione. Oltre a questo c'è il gigantesco tema del revamping. Se andiamo a vedere questo modello, che è posizionato sull'apposito cavalletto dell'area di assistenza, questo cliente aveva ordinato una versione custom un pochino esagerata. Come vedete abbiamo questo camouflage urbano, personalmente trovo leggermente pesante dal punto di vista visivo. Lo ha pensato anche lui e ha avuto anche la brillante idea, visto che questa cosa è assolutamente possibile, di fare un revamping, di cambiare le plastiche che lo caratterizzano e di andare a fare una versione completamente diversa. Quindi non sarà più così, sarà verde, sarà bianca, sarà rossa. Com'è che la farà? Rossa. Rossa, lo farà completamente rosso. Perché, essendo praticamente modulare, queste parti in SMC, che è un materiale, è una fibra di resina, esatto. Ok, qui non sembro molto ferrato, ma utilizzare questo materiale con delle opportune modifiche ha reso lo scooter incredibilmente leggero. E soprattutto, a fine ciclo, questo SMC si ricicla nel processo di produzione del cemento. Come vedete non ci sono saldature in questo pezzo, è tutto assemblato ad incastro, una specie di motorino Lego, se vogliamo chiamarlo così. Questa possibilità di revamping delle linee, dei colori, delle forme, della livrea, insomma, del nostro motorino, ci permette di farlo durare ancora più a lungo. Possiamo non stancarci mai del nostro mezzo e capite che in questo senso il design è un enorme portatore di sostenibilità. Come potete ben immaginare, è esattamente quello che si sposa perfettamente con quello che cerco di portare ogni giorno sul canale. Naturalmente in questo stabilimento avviene anche la vera e propria produzione, cioè tutto è praticamente made in Italy. Infatti vedete, qui c'è una piccola linea di produzione che serve appunto a completare l'assemblaggio del mezzo, viene fatto da degli operai su questo apposito sistema, molto piacevole anche, guardate com'è super tech, super moderno, e questo ci permette insomma di portare un contributo anche al tessuto imprenditoriale nazionale, che è sempre un punto di vista assolutamente affascinante. Questa ovviamente è la parte dove ci sono tutte le componenti che vengono appositamente assemblate dalla linea di produzione. Abbiamo la possibilità di scegliere tra la versione 50 diciamo e 125, tra virgolette si tratta di un corrispettivo di potenza ovviamente, visto che essendo motorini elettrici non hanno una vera e propria cilindrata, però potete capire che il 50 ha 2.5 kW mentre il 125 6.0. e voi consigliate il? Dipende dall'utilizzo. Nel mio caso mi diverto molto di più col 125 perché posso divertirmi in città, per Milano insomma, possiamo poi partire bene al semaforo, chiamiamola così. Attaccato, 70 km di percorrenza per il 125 e 80 km per il 50. Caspita, sì. Di più. Ok. Esatto. Qui dentro invece, come potete vedere, c'è un vero e proprio esercito di prodotti finiti. Come ogni buon prodotto di design, si completa anche con una serie di accessori. Questo per esempio è il bellissimo portapacchi customizzato che permette di installare al di sopra un bauletto oppure usare degli elastici per formare degli elementi. Parabrezza personalizzato che permette di completare e utilizzare il motorino anche d'inverno, per esempio. Gomma tassellata, che sarà sicuramente la mia scelta perché immaginatevelo con lui verde e la gomma tassellata fa quell'effetto un po' così adventure che fa sicuramente la differenza. Finalmente arriviamo al momento della consegna. Ora, la parte pazzesca, come vi dicevo, è la personalizzazione. Potevo scegliere praticamente qualsiasi vernice, ma ho optato per una di quelle di serie. Mi aveva ispirato a immaginarmi questo scooter con il verde dello studio dietro. Però non ho perso alcun tempo sul resto. Ho fatto fare una splendida sella color tabacco, come gli accessori che di solito utilizzo con i miei device, e ho preparato una grafica dedicata al frontale per dare un look un po' più militare, ma che nel contempo si rifacesse a me e alle caratteristiche tecniche del mezzo, indicando i dati reali del motore e della batteria. Mamma mia, bellissimo! Bellissimo anche la sella, cioè sono bravissimi. Quale occasione migliore però se non metterlo alla prova sul campo? Lo uso ormai da settimane praticamente ogni giorno. Parliamo un po' delle sospensioni. Come vedete Milano l'hanno costruita con una marea di rotaie, buche, questi maledetto pavé che non fa fare nulla di buono. Insomma, forse siamo troppo ispirati dai romani. In ogni caso, vado qua. Il tema è il seguente, le sospensioni sono fondamentali in un mezzo di questo tipo e qui siamo di fronte ad un prodotto italiano, sono delle Paioli che sono le stesse sospensioni che sono diventate famose nel mondo del motocross, quindi capite che c'è un expertise dietro oltre che un made in Italy che fa la differenza, quindi molto bene me che ha deciso insomma di andare in questa direzione. C'è
dicevo, nonostante la batteria sia al 50%, la ripresa è veramente ottima. Vi segnalo che questo vale per qualsiasi mezzo elettrico, la massima potenza di picco, la massima coppia la dà soltanto quando la batteria è completamente carica. Qui essendo al 50%, insomma, le performance non sono al massimo della potenza disponibile, ma insomma, fino arrivando diciamo al 20% rimane ancora veramente eccezionale. Poi sotto il 20% va in una modalità, anzi forse sotto il 10% va in una apposita modalità di protezione, di risparmio energetico, dove vai più piano, la potenza, la velocità massima diminuisce, però insomma riesci comunque a tornare a casa. 70 km di autonomia sono credibili, sono reali, sono assolutamente sfruttabilissimi per più giorni di seguito se non siete dei pazzi quando girate in città, insomma. Tra l'altro, un'altra cosa veramente fica di avere un mezzo elettrico, lo si capisce un attimo, lo si capisce quando si è fermi al semaforo, perché di solito le altre moto sono lì che sgasano, fanno puzza, fanno rumore, insomma lui è fermo, zitto, silenzioso, pulito, fantastico, insomma fa una bella differenza. E poi girare per Milano con un mezzo elettrico ti fa assolutamente divertire tantissimo, per la ripresa, per il fatto che puoi sgusciare in mezzo alle macchine e divertirti, insomma fa sicuramente la sua parte. Velocità di punta per questo modello, che diciamo è un equivalente a 125, sono gli 80 all'ora, che sono veramente un'ottima velocità, insomma. Tra l'altro mi sono fatto dare io la gomma tassellata proprio perché voglio, intanto vabbè, per il look che ha questo motorino, volevo che fosse una cosa un po' particolare, un po' militare, un po' off-road. Molto bello il meccanismo delle frecce, mi piace molto il tasto, bello tattile, molto protendente, lo si trova subito, sono silenziose, sentite che non si sente un tic-tic o un pi-pi-pi come nella maggior parte dei mezzi, si segnalano ovviamente a schermo verde. Beh, quello 250 non vale. Prego signora. Ah, col sole tra l'altro proprio una bella libertà, vabbè insomma qualsiasi moto lo è, però tra l'altro mega maneggevole, veramente super 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 morbido nei movimenti, preciso, mi piace veramente tanto. Doppio posto, quindi dietro ci sta un'altra persona, non ha tanto spazio per il carico, ha soltanto questa piccola retina qui davanti, un micro spazio per il libretto posizionato nel sottosella, perché sarebbe bello che ci fosse un posto casco, ma non c'è, c'è la batteria chiaramente. Mi piace tantissimo la larghezza del manubrio, la posizione di guida è estremamente alta, comoda, dura, precisa, e mi piacciono tanto anche le manopole con questa texture, sono super solide, ti fanno proprio sentire bene, e i freni, l'impianto frenante ragazzi è pazzesco, sono veramente molto potenti. Tra l'altro, oltre ad avere la doppia ruota baffata, il doppio freno a disco, abbiamo anche il freno motore, che è ovviamente nel motore posteriore e serve per recuperare l'energia, quindi ricaricare la batteria in frenata, ma anche per aumentare il coefficiente di frenata, insomma quando si rallenta, anche questo è fondamentale. L'impianto frenante è molto sopra la media a mio avviso, veramente top. Vai! Un dettaglio da segnalare, cioè che il freno va a staccare direttamente il motore, quindi qualsiasi punto del freno tocchiamo, anche di pochissimo, lui va a staccare l'accelerazione, vedete che non funziona più la manetta, e questo potrebbe essere un problema per qualcuno, va considerato, anche partiamo col freno tirato e vogliamo mollarlo per partire, non fa nulla, vedete, solo quando mollo il freno attacca il motore, che vabbè è un dettaglio da sapere, che è sicuramente anche una forma di sicurezza. Vado. La taschina qua frontale, la retina, è veramente comoda, ci tengo il telefono e le chiavi io. E oltre a ciò, vedete, c'è anche la porta USB che serve per caricare il telefono, che è una cosa veramente fighissima. Io tengo sempre attaccato un cavo apposta, fatto così, un coil nero che ho comprato apposta, ve lo linko qui sotto in descrizione, ed è comodissimo, insomma c'è sempre un punto di ricarica nel vostro mezzo elettrico che fa la differenza. Vado. Milano senza un motorino è una città invivibile. Passiamo tutti. Buca. Verde. Spostiamoci. Anche a piede a terra l'ho riuscita a manovrare veramente in un francobollo. Apple Watch è una svolta per navigare quando sei in motorino. Certo, sarebbe una vera figata che qui ci fosse CarPlay, magari wireless,
o connesso col cavo, insomma quello che c'è qui sarebbe pazzesco. Detto questo, signori, spero che la livrea da me scelta vi sia piaciuta, che vi sia piaciuto questo piccolo approfondimento su un mezzo che mi ha veramente colpito, ma soprattutto guardate che bene che sta vicino alla mia macchina, ma andatevela a vedere anche sul mio account @8.climan, ci sono sempre dei bellissimi retroscena. Noi ci rivediamo sabato prossimo con il solito prossimo video. Però poi se lasci l'acceleratore rallenta. Beh, come tutte le cose che hanno un acceleratore, sì, no, perché una volta ho guidato una moto simile, mi si è incastrata la mano nell'acceleratore, io frenavo, ma questa andava. Beh, ma c'è un tasto per staccare l'alimentazione in caso di emergenza qua. No, ma c'è anche il freno, basta girare. Certo, sì, giusto, le moto hanno i freni, dici tu. Guarda, ma che bello, Andy.